Bene, buonasera cari non telespettatori, ancora Hadouken a tutti voi. Hadouken! Io sono Crisali, del keeper di questo nostro canale, e questa sera continuiamo Spider-Man Miles Morales sul PS5. Sono meglio attaccare il... andasse meglio. Sì, anch'io. Devi avere una pistola incrinata, forse un paio. Ehi, com'è andata con Finn? Male, direi. Sei ancora da me? No, sono a casa. I miei genitori arrivano tra pochi giorni, quindi ho dato una sistemata. Ma posso tornare? No, va bene. Ci sentiamo dopo. E adesso? Già, è il casino. Zio Aaron, avrei bisogno di un consiglio. Certo, su che cosa? Su... beh, tutto. Hai un minuto? Posso rimandare gli impegni. Andiamo presto. Grazie, zio. A fra poco. Adesso sto grogliando di fili. Non so dove trovare Finn o il Nuform, ma posso sempre tenermi impegnato mentre aspetto che si liberi zio Aaron. A sinistra. Allora, devo ammettere che non ho ancora ben capito buona parte delle icone a cosa si riferiscono. Devo studiarle un po' meglio. Sa che non funzionano le ragnatele. Ah no, funzionano. Meno male. Aspetta. Qui dovrebbe esserci qualcosa. Ehi là, bella gente, carissime e carissime. Come se a New York le feste non fossero abbastanza stressanti, una tempesta tropicale incombe su di noi dalla costa. Proprio come in quel film con la nave che si cappotta dopo un'ondata. Lo conoscete? Oh, scusate, spoiler. Comunque, se la tempesta dovesse arrivare, molti avranno bisogno d'aiuto. Non c'è momento migliore per donare qualcosa al rifugio più vicino. Alla prossima, e ricordate di controllare il vostro punteggio creditizio. Vi aspetto un resoconto gratuito all'anno. Siate responsabili, ciao! Cioè, come lo sistema un aereo? Dovete atterrare! Non posso! I comandi non rispondono! Attaccano da tre trasmettitori. Complimenti per la sagacità proprio, eh? C'erano prima a mettersi un cartello con scritto sparami. Sì, peccato che non avevo intenzione di fare ciò. Per quello mi sa che è un po' tardi. Eh certo, poi non venivano pure questi. Testa di tela. Ma a lui lo posso ammazzare con la... no, ovviamente no. Ah, schiva pure. Oh, però che palle, Cioè, ti sparano da un chilometro e mezzo. Cioè, non dovrebbero neanche arrivarci le pallottole a quella distanza. Ground servito, passiamo al trasmettitore. Bene, ora tocca al trasmettitore. Già morto? Cioè prima ci ho messo un'ora e mezza.
ancora uno. Che mi sono perso, peraltro. Ehi, uomo Roxxon. Tutto bene? Siamo stabili. I comandi ancora non rispondono, ma siamo stabili. Disattiviamo il trasmettitore. E finito. E anche la Roxxon leva le tende. Grazie, Spider-Man. Ora vattene di qui prima che arrivino i rinforzi. Non ti fermerò. Ciao, nipote. Ti aspetto al molo di Hell's Kitchen. Arrivo. Hell's Kitchen. Non so cosa fare con Finn. Dovrei parlare con lei. Magari incontrarla di persona. Al Museo della Scienza o alla Trinity Church. No. So che le ho mentito. Non accetterà mai. Già. Non posso prendere... Aspetta, credo di poter fare il viaggio rapido, in teoria. Prima devo trovare il punto dove devo andare. Posso fare il viaggio rapido? Sì. Stazione della metropolitana. No, vai. Brutta storia quella del ponte. Ma non avevi altra scelta. Oggi ho l'onore di avere con me il direttore della sezione ricerca e sviluppo del... Male. Finn, la Roxxon, l'Underground. È un po' complicato. Sei giovane, stressato e sei anche un supereroe. Ogni tanto devi staccare. Fai ancora musica? Non molto, da quando sono questo. Devi prenderti i tuoi spazi. È fondamentale. Tieni. Un piccolo progetto che iniziai con tuo padre. Un mixtape. Avevamo anche scritto i testi. Perché non ne sapevo niente? Perché non è finito. Avevamo campionato i suoni delle strade per riprodurre il ritmo della città. Ma teneva tutto tuo padre. E quando alla fine litigammo... Ma lo puoi finire tu. E ti aiuterà a distrarti. Perché no? Sì. Ok, che faccio? Caricala. Ti faccio vedere. Ho impostato degli ologrammi. Scansiona la fonte. Ologrammi, eh? Mi rubi le idee. Conoscevo questi trucchetti prima ancora che tu nascessi, livello. Ok, non pensare a Finn. Liberamente e concentrati sulle suoni. Malissimo. Scansiona gli ologrammi per sbloccare i file sulla chiavetta che ti ho dato. Ti aiuteranno a localizzare gli audio. Ora cerca l'originale e raccogli un campione senza interferenze. Un po' distante. Perfetto, quella è la distanza giusta. Ma non è lui. Continua a cercare. Ok, adesso fonte distrutta. Prova ad avvicinarti di più. Troppo distante. Non è no. Quello che stiamo cercando. A me sta cosa mi pare tanto frustrante perché non si capisce quasi niente. Cioè, mi sembra solo una cosa piuttosto strana.
Bel suono, ma è smorzato. Cerca la fonte diretta, senza ostacoli. Nah, mi sto allontanando troppo. Grandissimo. Sì, è perfetto. Ciao Iutrilino, grazie che sei passato. Gli buonasera. Di cui hai bisogno sono disseminati in città. Ho lasciato qualche messaggio per aiutarti a localizzare le diverse fonti. Capirai. Totale. Ci vorrà un giorno per trovarle tutte. Non ora. Ehi, che te ne pare? Eh sì, ha un suono particolare. Visto? Te l'ho detto che avevamo del talento. E avevi ragione sul distrarre la mente. Ora so cosa fare con Finn. Devo incontrarla e farle abbandonare i suoi piani. Di persona? Dove? Trinity Church, domani sera. Perché ti interessa? Perché hai mezza città che ti sta dando la caccia. Non devi proteggermi. E invece sì. Quale dei due? Quello di Prowler o di Spider-Man? Sai, hai detto di non aver completato questa traccia perché tu e papà avevate tagliato i ponti. Ma che cosa è successo tra di voi? Beh, è complicato. Eravamo troppo simili, ma diversi. Senti, tu... Non ci sono presente il nostro doppiatore, dovrei sapere che cos'altro ha fatto. Ok, grazie zio. Però credo di averlo già sentito oltre qui a Spider-Man. Trinity Church, ricorda, Inker è tua, ma lascia stare il ragazzo. Se sono quelli recenti li conosco poco, ultimamente ho smesso di guardare, quasi completamente di guardare anime. Quello più recente che continuo a guardare è One Piece. Che peraltro da noi è anche fermo, quindi. Sì, mi serviva. Era distrutto. Ok, è ora di chiamare Finn. Devo solo prepararmi. Con quel microfono farebbe mi farebbe molto comodo. La strumentazione è a posto. Ti vorrei qui con noi, Rick. Io e Finn abbiamo un disperato bisogno di consigli. Ma questa voce mi rimette nella testa, quindi l'ho già sentita. Però non riesco a focalizzare dove altro l'ho sentita. Genki? È un doppiatore giovane, sono quindi solo. Diciamo non è probabilmente della mia epoca. Quindi questa TV è tipo identica alla mia vecchia televisione, è uguale. Stessa forma, stesso piedistallo, stessa grandezza. Finalmente comincia a sembrare la stanza di mamma. Ah, devo uscire dalla finestra. Ok. No, probabilmente. O per la pubblicità, probabilmente non hanno fatto la marca. Ci sono costumi in modifica. È vero, devo usare i punti abilità. Ne ho 4. Allora, vediamo un po'. Abilità. Ok. Ok. È ora di chiamare Finn. Spero risponda. Già. Ciao. Spider-Man. Finn,
Ciao. Devo parlarti. Di persona. Perché? Vuoi mentirmi ancora? Perché è la cosa giusta. Ti prego, ci vediamo alla Trinity Church. Niente bugie, promesso. Se provi a fregarmi, giuro che... Ok. Ci vediamo lì. Crimine in corso. Ho accettato di vedermi. Crimine in corso di là. Andiamo. Oh madonna. Ah no, pensavo fosse più distante, solo 300 metri. Prendi questo! Porca puttana, che botta che mi ha dato! E questo l'avevo capito. Fatta a fanvoletto, va. Non hai scampo. No. Siete insopportabili. Fatto? Ok. E ora come la mettiamo? Stappe, ti giuro che la voglio, è troppo bella. Allora. Sì, 4 km. Buonanotte al secchio. E poi da piedi ci metto un'ora. C'è una stazione della metro qua vicino? Sì. Questa va bene. Hai scelto un bel modo per dirmi che sei Spider-Man. E se ti avessi ucciso? Vuoi farmi sentire in colpa perché tu volevi uccidermi? Io voglio che la smetti di mentirmi. Ti ho preso nell'underground perché pensavo mi capissi. E ti capisco. So che è successo a Rick. Krieger la pagherà. Ma non così. Questo è l'unico modo che ho per sconfiggerlo. Per una volta non intervenire. Ti prego. Non posso. L'ho promesso. Anche io. Perché è proprio qui? Ci portò papà. Al concerto. 7 cori di 7 paesi. Ricordi? A me piaceva il Ghana. Il Ghana non c'era, ti confondi con la Guinea. No, no, sono certo fosse il Ghana. Guinea, Belize, Polonia, Cuba. Corea del Sud, Thailandia, Venezuela, hai ragione. Come sempre. Quasi sempre. Cosa? È Rhino. Aia. Devo dire che sono un po' deluso. Krieger, sai, la signorina Mason. Sapevo che sarebbe stato un problema. Ma tu? Speravo che saremmo andati d'accordo.
dove siamo. Sei dietro le quinte. Questa è la nostra struttura più sicura. Qui si è compiuto il miracolo. Sei proprio un bastardo, lo sai. Vedi, quando io e Rick progettavamo il Nuform... Hai solo messo il tuo nome sul brevetto. Lui diceva sempre che il tuo unico talento è quello di vendere le idee degli altri. Beh, io almeno respiro ancora, tesoro! Aia. Ma non divaghiamo, ok? Per cominciare... Vediamo. Ah! Wow! Ho sentito male io, guarda. Una difesa involontaria? Accidenti, che bomba. E tu uomo, direi. Io ti toglierò quella maschera. Devo scoprire qual è il tuo segreto. Perché questa... A me... sembra ingegneria biologica di alto livello e sai cosa significa, ragazzo? Significa soldi. Banale, sempre... Sempre per soldi. Banale, sempre per soldi. Scoprite dove ha nascosto il Nuform, ok? Senza non posso aprire il blaster. Oh, e usate lui. Abbiamo un conto in sospeso dal ponte. Oggi niente telecamera. Oh! Ultra Venom. Wow. Tutto bene. Potevano ucciderti. Duro. Dobbiamo uscire da qui. Con Rhino là davanti non lo so se ce la facciamo. La Roxxon non ha mai consegnato Rhino alla polizia. Pazzesco. Ormai non mi stupisce niente della Roxxon. Stai bene? Sì, voglio solo uscire di qui. Io disattivo le telecamere. Puoi controllare il computer? Niente. L'uscita è qui, in questo ufficio. Ma dobbiamo riattivare i sistemi della base e dalla sala di controllo. Prima dobbiamo scappare dall'ala di sicurezza. Prova a scendere e vediamo cosa ci aspetta. E quindi cose lente, lunghe, noiose da fare prima di poter uscire. Come da copione. Porta chiusa. Il Venom ha funzionato nella cella. Dovrebbe aprire anche la porta. Sempre se scopro come è alimentata. Ciao. È aperta. Comincia a scendere. Sopra di te. La porta di sicurezza è l'unica uscita, ma devo disattivare l'allarme attraverso il sistema. Ok, io penso alle guardie. Te pareva? A parte fastidiosa sempre a me. Oddio, ma quanti sono? Non ce la farò mai. Ma raga, sono una marea. Sono veramente una cacchio di marea. Poi sono tutti in pericolo, non ce ne sta nessuno sicuro. Sta correndo in faccia al muro? Ma sul serio?
Vabbè. Ah, raga, sono troppi. Aspetta, come cacchio erano i gadget? Mini a distanza, con grafico mini a distanza. Oddio, passo profilo. Rispetto ai giochi di Batman, ma anche al primo gioco, comunque le guardie da sono infinitamente di più. Scoviamolo! Tutta l'unità! Prendiamolo! Incoggiare Spider-Man! Questo è tuo? Il bersaglio è ostile. Alcune cose mi mette fuori gioco, altri no. Fortuna che non guardano su quando... Oh cazzo, come non detto. Il Power Geyser, che perché è uguale. Ho una sorpresa per te. Chi è? Power Geyser! Prendi Spider-Man! Che è sta fonte di luce strana? Non può resistere a lungo! No, non posso resistere proprio se continuiamo così. No, diventano invincibili e poi ti sparano quando fanno quella cosa, non c'è niente da fare. Di archivio. Chissà cosa c'è in quei computer. Un'altra nota su Rhino. Rhino giura di volersi liberare di quell'armatura, ma diciamoci la verità. Quella è l'unica cosa che lo rende speciale. O vivo. Se lo aiutiamo a schiacciare il pugno, magari la smetterà di chiedere di uscire. Non fa altro che manipolare gli altri. Ci sono delle note sui collaboratori esterni. Ci serve un agente indipendente per sorvegliare Tinker e le sue. Tombstone è fuori gioco. Black Cat è tornata più o meno sulla retta. E quel tizio di nuovo? Come si chiamava? Ecco, sì. Sì, lui sarebbe perfetto. Il tizio in viola? No, non può essere. Adesso sto dando da mangiare al gatto che si è appena svegliato. Fatto, sono dentro. C'è una nota audio. Signore, la polizia chiede di Rhino. Cosa dobbiamo dire? Il nostro uomo al raft sta mettendo in piedi un programma di semi. Ditegli che Rhino farà
un lavoro socialmente utile. E l'hanno fatta franca, ma dai. Ma devi forzarla. Contaci. Ti pareva? Le cose difficili sempre a me. Ok, sul serio. Perché Tinkerer? È un soprannome. Derrick. Quando mi insegnava le basi della meccanica in negozio, mi chiamava Tinkerer, la piccola riparatrice. È un bel ricordo. Non conoscevo questa storia. Mi piace. Noi due insieme potremmo fare grandi cose per New York. Sì, ma prima dobbiamo imparare a fidarci l'uno dell'altra. Ancora non ci credo che tu lavori con l'underground. Già, non so come ho fatto a credere che volessi unirti a loro. Non ti piace? Questo l'ho capito. Ma Spider-Man mi permette di ricattare la signorina Mason. Del resto, li hai presi tu. Cioè, voi. Mi spiego, tu li hai catturati, ma questo grazie alla tua soffiata. Quindi, c'è chiaramente qualcosa che non torna. Hai accettato di lasciar stare il ragazzo? Zio Aaron. Il ragazzo? Scusa, ma mi piace come lo dici, eh? Così, paterno. Libera Spider-Man. E ti darò il Lumform. Informazioni sull'underground. Quello che vuoi. Visto? Ricatto. Funziona sempre. Dai, Spider-Man! Piacciono i ricatti? So parecchie cose. Quanto è nocivo al Lumform? Ciò che hai fatto a Rick Mason. Se ti denuncio. Sì, non lo farei. Senti qua. Tu sei un ricercato. Con i crimini commessi assieme, finiresti nella cella a fianco alla mia. E sappiamo entrambi che tieni troppo a te stesso per farlo. E quindi ora faremo visita alla signorina Mason e a Spider-Man. Ma è un tipo di festa a cui si partecipa solo su invito. Già. Addio. Velo, velo. Zio Aaron. No. Aspetta. Esci quel tipo. È colpa sua se ci hanno catturati. No, io... Sapevo che lavorava con la Roxxon, ma non credevo che... mi avrebbe tradito. Non ci credo. Mi hai attirato in una trappola. E continuo ad ascoltarti. No, Finn. Deve esserci una spiegazione. Non credevo sarebbe andata così. Lascia perdere. Non possiamo fermarci. Riesci ad aprirla? Sì, certo. Veramente non lo so. Come hai aperto l'altra porta? Non puoi farlo ancora. Ah, ok. Isolando le uscite. L'unica speranza è la sala di controllo. Dobbiamo passare le porte blindate. Qui c'è un pannello di controllo, ma serve energia. Vedo cosa riesco a fare. E là? Deve essere connesso a un generatore. Fatto! Ecco la corrente. Accedo. Le saracinesche sono fuori portata, ma posso muovere macchinari, come quella gru. Potrebbe essere utile. Do un'occhiata. Qui costruiscono motori per gli APC. Potresti anche spiegarmi cos'è un APC? Hey, posso alzare e abbassare la gru. Sembra utile. Ora la gru è sopra al motore. Il motore. Ok, ho un'idea. Puoi riportarla sulla linea di montaggio? Sì, forse ho capito cosa hai in mente.
Non me lo fa fare? Cioè, non me la punta proprio. Posso deviare la corrente. Il laser è andato in corto. Ehi, ora la gru è sopra al motore. Il motore. Ok, ho un'idea. Puoi riportarla sulla linea di montaggio? Sì, forse ho capito cosa hai in mente. Il laser è in corto. Posso deviare la corrente. Il laser è andato in corto, ma funziona ancora. Serve solo energia. Bene. La ragnatela fa da conduttore. Tutto pronto. Usa il laser. Laser in arrivo. Perfetto. Se sovraccarico il motore, diventerà esplosivo. È un'esplosione così vicina può distruggere le porte. Usciremo da lì. Dammi il tempo di aprirla. Hanno capito il nostro piano. Per forza. C'è solo un'uscita. Ok, io penso alle guardie. Tu apri la porta. Senti, avevi mai pensato di chiamarmi per dirmi che sei Spider-Man? Sai, dopo la morte dei miei genitori, Rick ha dovuto prendere il posto di mio padre. Pensavo mi sarebbe mancato avere un fratello, ma c'eri tu. Finn, io... Aprite la porta! Non credo reggerà. Vai! Ce la farò, tu vai! Ciao, Not Manukam, grazie che sei passato. Visore termico. Possono localizzarti anche quando sei invisibile. Bene. Mi chiedo quante risorse stiano investendo solamente per combatterci. Milioni di dollari esentasse, credo. Tu ripulisci il piano, io bypasso la sicurezza e ci apro una via d'uscita. Ho ancora accesso ai macchinari se vuoi spostare qualcosa. Abbastanza bene, grazie. Abbastanza bene, tutto sommato non... evito lamentele. Sì, capito, ma ha visto attraverso il muro, m'ha visto. Ok, comincia la festa. Avanza. Non deve stare in aria. Tutto a posto? Sono un attimo distratto perché stanno cercando di ammazzarmi. Non è che li becco sempre quando faccio sta cosa. Prendiamolo! Non può sfuggirmi!
guarda quello come è morto, vabbè. Guarda quelli che mi sparano da lontano, ma intanto hanno fatti fuori un bel po'. Devo occuparmi prima di questi col visore, altrimenti è inutile che divento invisibile. Ascolta, so che non ti fidi di me. Cosa posso fare al riguardo? Smetti di macchinare alle mie spalle. E credimi quando ti dico che sto in sabato. Nessuno si farà male. Nessuno tranne la Rosa. E loro se lo prendono. Ti prego, promettimi che ne parlerai con me, ok? Ti ascolterò, te lo giuro. Dico sul serio. E se rivelassimo tutto sulla morte di Rick? Hai qualche prova? Perché nessuno crederebbe alla parola di due giustizieri mascherati. Deve esserci un modo. Quella deve essere l'uscita. Ehi. Ecco a te. Grazie. So dove siamo. È il laboratorio di Krieger. Un laboratorio? Solo di facciata, ma sì. Rick mi mostrò una foto. Un laboratorio. Aspetta. Qui ci sono i dati del progetto Nuform. Esami di tossicità, i test di sicurezza falliti. E il nome di Krieger è dappertutto. Questo distruggerebbe la Roxxon. No! Ti piace il mio nuovo colore? È immune alle tue punturine. Punturine? E dai, amico! No! Facciamola finita! No! Facciamo un giretto! Dobbiamo rompere l'armatura! Tu sei un avversario valoroso! Ti darò una morte eroica! Devo rompere l'armatura! È la prima versione malata di un combattimento, credo! Basta che ti metterò di nuovo al tappeto! A me! Basta metterti al tappeto una sola volta! Anche no! Aia! Forse se caricassi i motori! Minaccia attiva ingaggiata! No! Ehi! Prendi! A quanto sembra la Roxxon non ha progettato l'armatura a prova di motori esplosivi! No! No! Mi fermo fuori gioco! Per sempre! Non ho intenzione di ucciderlo! Non è così che funziona! Ed è per questo motivo che perderai. Yeah. Pronti? Arriva! No! Mi sa, è andato pure distrutto. No, grazie per l'ottima visuale, eh! Danneggiato. Questi non sono altro che i. Allora, perché sembri così stanco?
Dai, vabbè. Palla veloce! La tua bella armatura è tutta ammaccata, Rhino! La corazza è disattivata! A te! Pronto! Pronto per una scossetta, bestione! Tu non mi piaci! Venom, è il momento del Venom. Ce l'ho nemico io. Il nemico in aria. Ora posso usare il Venom. Questa donna è feroce. Non c'è dubbio. Dormita, ormai non capato. Sonno? Pronto per la nanna? No. Sonno. Che è anche titolo di un film. Colpiscilo. Bulldozer esplosivo. Aspetta. Tu controlla che non faccia niente. Io torno subito. I dati di Krieger affonderanno la Roxxon legalmente. Lo sai, Krieger mi ha raccontato com'è morto tuo fratello. Molto divertente, no? Zitto! E mi ha detto anche che è stata colpa tua. Krieger ha modificato il reattore. Lo ha sovraccaricato per rispettare le scadenze. Se Finn realizzasse il suo piano... Oh mio Dio. Harlem. Tu lo hai guardato mentre moriva. È tutto impotente. No. Va all'inferno. Oh. Avvicinati ancora e ti ammazzo. Ma siamo una famiglia. La mia famiglia è morta. Genki, aiuto.